il commento. La prima è una domanda, non dico a piacere, ma può dire il suo commento senza che le faccio osservazioni io. Le chiedo solo se è contento, senza che le faccio domande io, se è contento. Contento, quando si vince per forza sono contento. Cosa bisogna fare? Il calcio è questo, sapevamo che era una partita noiosa, una partita che ci poteva stare difficoltà. Purtroppo abbiamo fatto tutto noi, poi bene o male che c'è stata questa espulsione e qui avendo la sbagliata numerica non abbiamo mai subito un tiro in porta, poi in infilata numerica era normale che la nostra pressione prima o dopo poteva partorire un gol, come durante la partita le occasioni c'erano state, ecco, noi però bisogna prenderci questi tre punti e capire che la prima parte di tutte le gare e tutti i primi tempi c'è qualcosa che bisogna migliorare perché anche oggi abbiamo regalato un gol strano, che poi Pellacani è un giocatore molto bravo, un ragazzo molto applicato, però dai, questo è il calcio e siamo qui per lavorare, dai. Allora, la partita, pronti via a questo gol che ha appena detto, poi un po' il Pescara ci ha messo quei 10 minuti per capire il colpo che aveva subito, poi ho visto una mezz'ora molto interessante però del primo tempo, perché il Pescara secondo me ha fatto una delle migliori mezz'ore della sua stagione. Abbiamo creato poi delle situazioni molto intelligenti, che siamo andati vicino al gol, soprattutto quella con D'Agasso, era un'azione bella. Il passaggio di Bentivelli. Meritavamo lì il gol del pareggio. Rigore su Tonin colossale. Vabbè, dai, sono tutte situazioni che ci stanno. L'importante è che la squadra non molli, che mantenga questo spirito, questa voglia, questa intensità, come ti ripeto. Però sono convinto che i giocatori che abbiamo in questa rosa possono solamente migliorare. Ferraris oramai è abituato a tutti, entra, ci mette 2-3 minuti a fare gol. Ma Ferrari è un ragazzo umile, è una persona, è un jolly offensivo che si sa muovere, conosce bene gli spazi per attaccare la porta, ce l'ha di suo, quindi insomma e per lui diventa naturale leggere l'azione dove può finire. Faccio le mie ultime anche due. Anche se nel primo gol è stato molto bravo Balzania, che ha fatto un movimento molto intelligente, sono quei movimenti che le mezzali nel 4-3 devono fare e quando fai questi movimenti crei delle situazioni importanti. Allora, la domanda le volevo fare, me l'ha anticipata su Balzania, le chiedo, forse con la superiorità numerica il Pescara ha costruito almeno numericamente meno palle gol che non nel primo tempo? Lì deve... È normale, si sono tutti chiusi. Gli spazi chiusi e le giocate non ci stavano più, bisognava cercare con delle situazioni diverse e dovevamo sui nostri esterni cercare di andare a vincere i duelli che poi mettere dei palloni interessanti e attaccare, riempire l'aria e attaccarla. Quindi chiede il cambio Brosco Mulè per tutelare il cartellino giallo il possibile? Cosa faccio? Brosco ha ammonito, loro giocano una punta. A quel punto lì, se rischiamo che fa un fallo, okay, rimaniamo perfetto. In 10, quindi a quel punto lì è giusto che entri Mulè. Le do l'auricolare per una domanda da studio di Massimo Profeta o Fabio Ferraresi. Buonasera mister, complimenti per la vittoria. La domanda di Fabio Ferraresi. No, beh, mister, innanzitutto faccio i complimenti per la lucidità sempre con cui analizza la partita. No, volevo chiedere quanto è importante, mister, il recupero di Merola in virtù di poi quello che può creare negli ultimi 25-30 metri, dove per un allenatore è la cosa più difficile da incidere in una squadra. Ma Merola è uno che parlano in numeri, l'anno scorso ha fatto 19 reti, quindi come fai a rinunciare a un giocatore così importante? Certo, ora c'ha 15-20 minuti, oggi loro erano rimasti in 10, quindi l'ho messo 5 minuti prima, mancava 20 minuti, perché essendo in 10 avrebbe portato creare qualche situazione importante, però come ti ripeto è inutile parlare di Merola, perdiamo del tempo, è un valore aggiunto.